Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo vostro video. Oggi siamo ritornati qui su Fortnite Battle Royale. Ma oggi, come avete letto nel titolo, questa cosa di oggi è nuova, perché oggi vi farò vedere dei Fortnite News. E mi chiederete che cosa sono dei Fortnite News. Sono delle notizie di Fortnite riguardanti alla nuova season, ragazzi, perché Fortnite ha lasciato dei indizi su Fortnite. Quindi ragazzi, già vi dico che questa season parla dei scontri. Per esempio, che vi posso dire? Una schermata di caricamento. Se potete vedere, aver visto le schermate di caricamento, parlano tutte quante di battaglie. Intanto ragazzi, questo tizio mi ha fatto passare sotto. E voi mi chiederete perché sei andato in questo posto? Cioè, non c'è niente d'oro in questo posto. Adesso vi dico anche perché, se riusciamo a uccidere questo tizio. Ok, adesso vi farò anche vedere il perché, ragazzi. Perché in questo posto esatto ci dovrebbe essere dei mobili che praticamente hanno la forma d'oro, ragazzi. Eh sì, ragazzi, dovrebbero stare in questa zona qua. Non mi ricordo bene dove, ma poi controlleremo tutta la zona. Quindi dovrebbe stare qua. No, intanto iniziamo a lottare, che poi la dobbiamo previncere. Ok, ci proveremo ovviamente a vincerla. Ok, qua non ci è. È sicuramente sul piano di sopra, ragazzi, perché io in un posto ci sono passato. Però, cioè, credevo che. Eccole, ragazze. Sono delle cose d'oro. Guardate, ragazzi. Si possono spaccare, guardate. Ci sono i gabinetti d'oro. Quindi mi sa che questa season parlerà soprattutto dell'oro, ragazzi. Adesso lo distruggiamo. Guardate, c'è tutto, c'è praticamente quasi le cose d'oro. E vi voglio dopo, anzi andiamoci ora, che magari non c'è più, e andiamo a controllare. In questa zona, anzi ragazzi, noi ci andiamo proprio perché poi non ce la facciamo a vincerla, mi sa. Scusate se il Fortnite News sarà un po' inutile, però io sto provando a fare un po' la sintesi di quello che succederà. Quindi, teoricamente, ci saranno delle cose d'oro in questa season. E nelle scorse season abbiamo avuto dei protagonisti che sarebbero il fuoco e il ghiaccio. Ma non è che, ragazzi, che ci sarà anche il re d'oro, ragazzi. Forse ci potrebbero essere delle possibilità, perché se voi non sapete, in diversi paesi, che sarebbero Francia, Germania, no, Germania no, ragazzi, Francia, mi hanno detto Brasile, e San Francisco, si dovrebbe trovare in California, se mi sbaglio, ragazzi. Ci dovrebbero essere dei numeri con la scritta Fortnite con una mano d'oro. Ragazzi, non so perché Fortnite ha scelto delle cose così, però ragazzi, sembra stranissimo, perché questa cosa, cioè, raga, Fortnite a volte non le fa le cose a caso. A parte il gioco, vabbè, là. Però il resto non le fa le cose a caso, ragazzi. Quindi potrebbe esserci la possibilità di esserci qualcosa d'oro. E se ragazzi, voi mi avrete chiesto perché ci stai parlando di quella casa lì, ci parlo perché intanto ragazzi c'ho la mira che è più. Ragazzi, oh mio Dio, questo qua
deve morire subito. Ragazzi, comunque vi volevo dire che perché in quella casa, ragazzi, se non so se avete sentito quella storia, che c'è una persona che tocca qualsiasi cosa che c'è, esce l'oro, c'è l'oro. Quando tocca le cose c'è praticamente oro. E quindi mo, ragazzi, non lo so, ma là c'è un pavimento bucato. E quindi mi sarei chiesto, ma non è che si starà preparando e starà facendo qualcosa per uscire da questa cosa, da questo muro? Ragazzi, intanto non so neanche perché sto laggando, però ci sto mettendo un po' di difficoltà ad uccidere sto tizio. E non vorrei perdere tempo. Ok, ragazzi, questa cosa mi ha fatto arrabbiare, sto camperone. Adesso, mo, cioè, veramente, lo vorrei segnalare, però non ci sarebbe il motivo. Però, ragazzi, se potete vedere, se andate in quella casa, ragazzi, troverete di tutto. Cioè, praticamente, là ci sono diverse cose. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Date un bel like, date un bel commento e condividete il video. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ciao ciao!